Zipponi a Brescia davanti alla Iveco, un'azienda storica della città che vive qualche problema. Sì, un'azienda storica piena di giovani, piena di operai, di impiegati che vivono come tutti gli operai impiegati italiani l'ansia del futuro. C'è la cassa integrazione, prendono 700 euro, 750 euro al mese, mentre Montezemolo prende 500 volte il loro stipendio. Quindi noi siamo di fronte alla fabbrica perché è qui che si costruisce il futuro del paese, è qui che si dà valore al lavoro per rispondere ai problemi della crisi. Crisi che secondo Tremonti sembra bloccarsi perché dice che le borse hanno arrestato la loro caduta. Ma Tremonti lavora di fantasia, sta di fatto che questa crisi ha generato macerie, molte macerie, e in queste macerie rischiano di rimanerci solo i lavoratori precari, gli artigiani, le piccole e medie imprese, mentre le grandi imprese come la Fiat, quelle sì magari si salvano. Ecco, quindi Tremonti deve passare un po' di più al paese e meno allo spettacolo. Quali sono le iniziative politiche proponibili in un contesto europeo in vista di questa crisi? In un contesto europeo innanzitutto direi che se c'è la moneta unica, se c'è il Parlamento europeo, se c'è la Banca europea ci deve essere anche un contratto di lavoro unico per tutti i lavoratori. Bisogna che le imprese abbiano una certezza che l'Europa riesca a finanziare chi è capace a fare l'imprenditore, bisogna insomma che l'Europa abbia anche una sua costituzione sociale. Qui fuori dai cancelli dell'Iveco quanto rimarrete? Rimaniamo al cambio turno per poter parlare con gli operai, per consegnare loro le nostre proposte, per far sì che in fabbrica discutano. Soprattutto vogliamo dire agli operai che a noi non interessa la campagna elettorale, a noi interessa un progetto che serve a dar voce al mondo del lavoro adesso, durante la campagna elettorale e dopo la campagna elettorale, perché i lavoratori non possono rimanere soli. I lavoratori cosa vi chiedono? I lavoratori chiedono di avere serenità nel loro futuro, uno stipendio dignitoso, anche quando lavorano e fanno i tre turni e si alzano al mattino alle 5 prendono 1100 euro, pagano 500-600 euro di affitto o di mutuo, non reggono più neanche col lavoro l'economia familiare, quindi chiedono uno stipendio dignitoso, chiedono di essere sbattuti in cassa integrazione e dicono ai grandi manager, ai grandi imprenditori, se vi siete arricchiti nel passato adesso dovete distribuire un po' di ricchezza anche al lavoro. Ultima domanda, i manager corrono dei seri pericoli secondo lei o no? Come dice un lavoratore di Napoli della Fiat, ha detto se noi rapissimo i manager della Fiat ce li lasciano qui per 2 o 3 anni, dobbiamo anche mantenere, quindi non corrono nessun pericolo. E vado avanti che va benissimo. Se lo spai, va benissimo. Lei è dipendente Iveco, è in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione, sì. Le ultime 4 settimane ho fatto una settimana di lavoro e 3 a casa. Spero solo che questo investimento venga fatto, perché se no il futuro dello stabilimento secondo me è a grande rischio. È fondamentale, cioè, per lo stabilimento, è strategico perché oltre ai 3.000 dipendenti che lavorano qui ne lavorano altri 10.000 fuori. Lei personalmente che prospettive si è dato per il futuro? Prospettive? Io ho ancora 10 anni di lavoro, sinceramente. Il mio futuro è stare qui in azienda e finire qui. È una fabbrica questa qui che è a Brescia, ha radici trentennali e ha fatto la sua storia. È un dispiacere per tutti se dovesse chiudere. Quanti anni è che lavora qua? 30 anni. Lo prende al mese? 1 e 3. Contento? No, dopo 30 anni pensavo di avere un qualcosina in più. Ormai siamo tutti in cassa integrazione, vanno anche i capi e allora... E che idea si è fatto dopo 30 anni di lavoro con l'esperienza che ha acquisito? Quello che mi hanno deluso di più sono i giovani che non lottano. Noi abbiamo lottato tanto per avere delle piccole conquiste. I giovani al giorno d'oggi non hanno gli attributi. E quindi che futuro si prospetta? Nero. Io ringraziando Dio fra 4-5 anni... da questo manicomio esco, ma voglio vedere loro.
Anch'io ho una figlia di quell'età lì e ho paura veramente. È vero che i giovani d'oggi non hanno più gli anticorpi dei giovani di una volta? Non è un discorso di anticorpi di giovani o non giovani, secondo me è cambiato il quadro dei lavoratori, ci sono più lavoratori precari, più con il posto sicuro, quindi più ricattabili e la cosa è un po' diversa. Secondo lei che futuro si pone qui in azienda? Non lo so, al di là della campagna denigratoria che c'è stata in questi giorni sul giornale di Brescia soprattutto, che non si fanno gli accordi, tutta colpa della FIOM, mentre invece io che lavoro in fabbrica e assolutamente non è colpa della FIOM, ma è la UIL che non vuol fare questo accordo unitario. Però obiettivamente mi sembra molto da ridere, per non dire altro, che una ditta come la Fiat, cioè, si pone di non investire 20 milioni di euro perché nel sedersi di che dica c'è l'accordo unitario, no. Quanti anni è che lavora qua lei? Dal 90-91. Lo stipendio che prende le basta arrivare a fine mese? Beh, io sono separato, se voi ti faccio vedere, sono sotto i 500 euro e siamo al 20. Allora, no, perché così qualcuno che ti faccio vedere, non ho problemi. Questo qui è il mio estratto conto fatto stamattina, separato, divorziato, si vede quanto c'è scritto? Leggi. Posso? Leggi, meno 500 e qui ci sono ancora due o tre scontrini da stornare, non so. Voi siete abbastanza giovani, ci hanno detto che i giovani d'oggi non hanno gli stessi anticorpi dei giovani di 30 anni fa, è vero? Non sono tanto giovane perché ho 40 anni, quindi non mi reputo. Dico solo che Tonino doveva far fuori il Silvio ancora ai tempi di Tangentopoli. Senza televisioni però. Senza televisioni non si può fare niente però. Che prospettive avete qua in azienda? Le prospettive di poter continuare a lavorare non solo oggi ma anche un domani. Posso sapere quanto prendete al mese? 1.200, tirati proprio. Dopo quanti anni di lavoro? Io dopo 20 anni di lavoro. Io prendo sui 1.300 perché ho un figlio, prendo sui 1.300 euro. Riuscite ad arrivare a fine mese? Ho mia moglie che lavora e sono stato fortunato perché non ho mai avuto un mutuo da fare da quando sono partito, quindi mi attacco alle generazioni che c'erano prima di noi che ci hanno aiutato. Si respira in azienda? Aria un po' preoccupata per quanto riguarda questa storia dei finanziamenti e di tutto quanto, insomma, ecco, siamo molto preoccupati. Che messaggio vuole dare la politica? Il messaggio alla politica è un po' dura, l'unica cosa vorrei dire è che secondo me sarebbe meglio firmare per tutelare il nostro posto di lavoro, ecco, tutto qua. Come giudica lei questa crisi? Come giudico? Logicamente per noi lavoratori è il salario che va perso. Posso sapere quanto prende al mese? Beh, io faccio part time, quindi non basta perché poi c'è il mutuo, ci sono i figli. Secondo lei la politica per questa crisi per i lavoratori può fare qualcosa? La politica dovrebbe fare qualcosa, incentivare i salari e cercare di darci una mano, insomma. Secondo lei i giovani sono abbastanza nervosi e cattivi oggi per reagire e per farsi sentire e alzare la voce oppure sono un po' accomodati? No, penso che oggigiorno i giovani siano abbastanza arrabbiati per questa crisi, sì, infatti ci sono delle iniziative in corso, abbiamo fatto comunque delle assemblee anche qui in fabbrica, insomma ci ribelliamo però dall'altra parte non ci vogliono sentire, ecco.